ha avuto la fortuna di avere nella sua vita e in una parte importante la presenza di Pier Vittorio Pandelli. Pandelli è stato un grande scrittore a cavallo tra la fine degli anni 70 e la fine degli anni 80, e i suoi libri sono stati importanti perché hanno cambiato il modo di scrivere, di vedere le cose, di pensare di tanta gente, e sono da esempio per tanti giovani di oggi. È stato così importante perché per quasi 3 anni, gli ultimi 3 anni della sua vita, io sono stato il suo compagno e lui è stato la mia prima grande storia d'amore. 16 dicembre sono 22 anni che è morto, nel 91 ci ha lasciato a causa dell'AIDS dopo vari mesi di sofferenza, in un'epoca in cui non c'erano ancora medicine, terapie. Voglio ricordarlo ancora una volta come ho fatto negli ultimi anni, e quest'anno in particolare, grazie ad un libro, Io, lo scrigno e Tondelli. Il titolo del libro avrebbe dovuto essere Io e Tondelli. In realtà lo scrigno si trova esattamente in mezzo tra noi, perché era uno scrigno che io avevo a casa e nel quale tenevo tutti i bigliettini, le lettere, varie foto che ci riguardavano, che riguardavano il nostro tempo insieme, e che il Pier aveva rivoluto con sé negli ultimi giorni in cui era in ospedale, perché aveva intenzione di ampliare, rinnovandola, l'opera Biglietti agli amici, con un appendice con tutti i biglietti e le lettere che aveva scritto a tante persone care, e qualcosa di quello scrigno sarebbe finito in quella nuova opera. Purtroppo quello scrigno è rimasto nelle mani di qualcuno che è andato a prenderselo in ospedale prima che andasse a riprendermelo io. Sono un insieme di ricordi personali che in questi anni tanti giovani appassionati di Tondelli, che hanno fatto saggi sul Pier, che hanno fatto delle tesi di laurea e volevano sapere un po' di più della sua vita privata, di quella che non si sapeva, e io ho scritto questo libro di ricordi raccontando tutti gli episodi che ci sono accaduti e anche raccontando alcune cose inedite che potrebbero anche far scalpore. È stato il 6 ottobre 1991. Il giorno prima, come accade nell'opera Camere separate, suo padre mi telefonò e mi disse che il Pier voleva vedermi forse per l'ultima volta. Con tutti coloro che vengono chiamati i tondelliani, cioè tutti coloro che lo amano come lettori, che ne capiscono la filosofia, che ne apprezzano il modo di scrivere, che sono sulla stessa lunghezza d'onda che aveva lui. Dico che prima di rifarmi vivo dopo la sua morte sono passati 18 anni. Se avessi voluto approfittare del suo nome non avrei aspettato tutto quel tempo. È stata solo una casualità il ritrovamento di un amico comune a riportarmi con la conoscenza di tanti altri amici sulla strada di Pier Vittorio Tondelli. Perché l'Italia è un paese ancora di mentalità molto chiusa, molto bigotta, e non appena si parla di omosessualità e di certe malattie, tutti quanti tendono a mettere da parte,
ad avere pregiudizi, perché all'estero fanno meno differenze tra scrittori di un certo tipo e scrittori di un altro tipo. Non hanno una mentalità così chiusa come in Italia. Loro guardano alla qualità della scrittura, al valore della scrittura, dei libri. All'estero Pier Vittorio Tondelli è celebrato in Brasile, addirittura fa parte dei testi scolastici in Portogallo, Enos è stato ricevuto addirittura in Parlamento in Ungheria per parlare di Pier Vittorio Tondelli, quindi all'estero è considerato uno dei più grossi scrittori del Novecento, qua in Italia a malapena se ne sente parlare, a cominciare dai suoi familiari che addirittura il giorno del funerale hanno fatto una sceneggiata in chiesa soltanto perché si ricordava che era morto di AIDS. Loro hanno addirittura cercato per 20 anni di far credere che lui non fosse omosessuale, che lui non fosse morto di AIDS, che lui addirittura stava avvicinandosi alla chiesa in una maniera esagerata, e da qualcuno addirittura è venuto fuori negli anni che lui avesse una fidanzata. Fortunatamente ci sono delle persone come Enos Rota che sono 20 anni che stanno andando in giro per l'Italia e per il mondo a raccontare la verità. In Italia c'è ancora una grossa omofobia che tante organizzazioni stanno cercando di combattere, ma questo si riflette anche nelle opere letterarie, nelle opere di teatro, nelle opere di altro tipo, che vengono completamente insabbiate, che vengono non pubblicate, a cui si impedisce di comunicare il messaggio che vogliono comunicare. Così anch'io con il mio libro ho dovuto andare ad acquisire dei codici stranieri pur di riuscire a pubblicarlo io personalmente, pur di riuscire a farlo venire fuori, a farlo pubblicare. Quelli scritti sul libro sono ricordi miei personali, non solo del Pier, ed essendo anche miei personali io decido cosa farne dei miei ricordi personali. Indipendentemente dal discorso libro, io ho conosciuto e ho contattato tante persone che erano dei grandi amici del Pier, che però una volta morto lui, vivendo in una società così bigotta e avendo paura di venire esclusi dalla stessa società che cercava di escludere Tondelli e ancora lo esclude, hanno subito tenuto le distanze dicendo che non gli interessava più. Ci sono addirittura scrittori lanciati da lui che addirittura mi hanno detto che sentir parlare di lui non se ne può più. Ci sono personaggi che hanno mandato i loro agenti pur di dirmi che non volevano avere contatti con me. Le ultime volte che sono andato a Correggio, l'ultima volta in particolare, è stato quando c'era una bella mostra fotografica sui 30 anni di altri libertini. E in quell'occasione c'erano vari reperti che avevano i familiari, alcune cose che aveva anche il suo ultimo editore, che aveva la Feltrinelli con cui era uscito quel libro. E poi c'erano un paio di foto dove c'era scritto autore anonimo. Ecco, quell'autore anonimo in realtà ero io, sono foto che gli avevo fatto io, e che erano dentro quello scrigno che è sparito dall'ospedale
negli ultimi giorni della sua vita, e almeno ho visto che quelle foto esistono ancora. E durante quella mostra molto bella fatta a Correggio, uno dei soliti personaggi mi ha seguito come un'ombra tutto il pomeriggio, forse temendo che io dicessi o facessi chissà che cosa. Ci sono in tante occasioni, accadono dei fatti in cui secondo me è come se li avesse fatti accadere lui. Il mio secondo compagno si chiamava Thomas, si chiama Thomas come quello di Camere Separate. Il mio attuale compagno Sergio è uno che anche lui, prima di conoscermi, ha perso un compagno che è venuto a mancare. E in tante occasioni ci sono segni della sua presenza. 2 anni fa, il giorno del suo anniversario, mi trovavo in un ristorante e improvvisamente mi siedo e mi trovo un portatovaglioli con su scritto Correggio. È uno dei tanti casi dove vedo che c'è lui presente e me lo sento vicino. Tante volte quando devo fare una scelta mi viene anche da pensare cosa avrebbe fatto lui, cosa avrebbe detto lui. Io sento che in tante cose che sono accadute dopo anche lui ci ha messo lo zampino. Io non è che voglio una ribalta personale, io vorrei che si parlasse di Pier Vittorio Tondelli al grande pubblico, cercando di farne capire le qualità, perché è stato un grande scrittore, perché viene ritenuto tale all'estero da tutti quanti, perché è stata una grande persona, perché il suo ricordo non può essere alla pari di quello di tanti altri grandi scrittori del suo stesso secolo, perché non si valuta nella maniera giusta il suo modo di scrivere. Anzi, spero che in Italia le cose migliorino, spero che ci sia meno omofobia, spero che Tondelli in Italia venga rivalutato, che arrivi a essere valutato come valutato all'estero, in maniera che Pier Vittorio Tondelli abbia un domani un grande rilancio. Sarebbe mio sogno vedere le opere di Tondelli che diventino testi per le scuole in Italia. È una cosa che per adesso resta soltanto un sogno. È così in Portogallo, per esempio, ma in Italia penso che sia... ci voglia ancora molto tempo. Il ricordo più bello che ho del Pier è quando nel 91 andammo a San Marino d'estate e lui mi disse che all'inizio ero soltanto un bel giovanotto che aveva conosciuto con piacere e che poi col passare del tempo ero diventato sempre più importante e che in quel momento oramai ero un vero compagno di vita. E queste parole me le ricordo ancora come se me le avesse appena dette, e sono un ricordo che mi porterò dentro sempre. Sono passato qualche volta da casa sua ai tempi in cui eravamo insieme, e una degli ultimi tempi in cui eravamo insieme, nel 91, Pier era stato male nelle campagne vicino a Correggio e lo avevo riaccompagnato a casa.
E sua mamma mi guardò e mi disse, non so perché, ma se sei qui vuol dire che devo ringraziarti, perché so che sei importante per lui. Quel momento è un bel ricordo della signora Marta che mi è rimasto. In tutti questi anni mi ricordo di lui come se tutti questi anni non fossero mai passati. Vorrei dirgli che cercherò di tenere alto sempre il suo nome. Vorrei dirgli che è fortunato che oltre a me ci sono tante altre persone che lo hanno sempre amato, apprezzato e che vanno in giro per il mondo a parlarne nella maniera giusta, evidenziandone le qualità. Allora, Pier Vittorio Tondelli è stata la mia prima storia d'amore in assoluto. È stata la persona che mi ha dato la forza e la libertà di essere quello che sono senza aver paura di nessuno. Capitava a casa mia di sorpresa, oppure si andava con i soliti sacchettini di gettoni alla cabina telefonica più vicina per riuscire a parlarci, perché ovviamente non essendoci né internet né cellulare né niente, una persona o la vedevi di persona o la chiamavi e la trovavi a casa, altrimenti il contatto era impossibile. Io ho sentito il Pierre al telefono la mattina del giorno prima. E mi diceva che non ce la faceva più, che era la fine. Poi ho sentito la notizia il giorno dopo al telegiornale, alla sera. E dunque l'ho saputo così, non direttamente da familiari o altre persone. Ho saputo via televisione. È stata una persona che è morta quando io avevo 25 anni, quindi insomma è stata una bella botta. Io dopo ho avuto 2 anni di depressione e sono riuscito a tornarci nel 99, quindi dopo 8 anni dalla sua scomparsa, dopo vari tentativi in cui ero preso dagli attacchi di panico e non riuscivo proprio ad arrivare, anche quando ci mettevo la buona volontà, era una cosa più forte di me. E nel 99 finalmente sono riuscito ad arrivare a Correggio, a Canolo, andare al cimitero, andarlo a trovare e finalmente sono riuscito ad avere un contatto più vicino con lui. Sì, Luciano Ligabue abitava nello stesso palazzo di Tondelli il giorno che lui è morto. E Ligabue, nella sua biografia Liga, descrive quella sera in cui doveva andare a un concerto a Modena, però aveva l'influenza ed era a casa, e sentiva le corse su e giù per le scale dei parenti la sera che il Pierre se ne andò. E Ligabue ne traccia un bellissimo ricordo e niente, è una bella pagina di ricordi di Ligabue della persona Tondelli, molto bella, che consiglio a tutti quanti di leggere. Allora, l'ultimo viaggio che ha fatto lui, ha fatto un viaggio per lavoro in Tunisia, era il settembre del 91, lui già era stato male varie volte e io non volevo che lui partisse. Lui mi rassicurò dicendo che si sarebbe fatto sentire tutti i giorni, così fu.
Io l'ho sempre sentito bene al telefono, magari lui cercava il momento in cui stava meglio per farsi sentire. E prima di partire mi ha detto: se me ne devo andare, non ti voglio a 5.000 km di distanza. E quindi diciamo che quella frase mi diede la forza di essere abbastanza sicuro di poterlo rivedere al ritorno. Poi l'ho visto, ma appena è tornato ha cominciato a stare male davvero, è andato all'ospedale. E niente, fu un incontro molto duro e difficile da dimenticare per me, perché quando penso a quel giorno ho un'immagine di lui, di una persona che soffriva molto quegli ultimi tempi. Lui mi aveva detto che non voleva più vedere nessuno perché non voleva mostrarsi in quelle condizioni. Sapevamo che non c'era scampo per quella malattia. Speravo che in uno degli ultimi 2 mesi, da quell'incontro, magari almeno un'altra volta, ci si potesse rivedere in ospedale o fuori dall'ospedale, però lui decise che non voleva mostrarsi in quelle condizioni, e quindi niente, ho rispettato le sue volontà, e il 6 ottobre 91 è stata l'ultima volta che l'ho visto. Questo libro penso che sia particolare perché in nessun altro libro, né scritto da lui né che parli di lui, ci sono dentro i ricordi che ci sono in questo libro, perché questi sono ricordi personali del tempo vissuto insieme da me e da lui, e quindi nessuno ha vissuto queste cose in particolare. E da questo libro si può vedere il tipo di persona che era quando eravamo insieme, un aspetto della sua vita privata che molti non conoscono, per ricordare Pier Vittorio Tondelli nella maniera più giusta possibile.